Ma la seconda impresa in DOS Double Double Ditos. Viva li mardi, viva li mardi, viva Milano, viva Milano, Milano, la 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 la, Milano, la 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 la, Milano, la 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 la, e perdete anche quest'anno, buttate soldi come nessuno nel mondo, caro Li Mardi, vorrei avere, vorrei guadagnare io i soldi suoi, ma non posso neanche esagerare perché sa, sono un giornalista, dopo lei si rivolge all'ordine, no? Io sono un provocatore, lei invece no. Sa avvicinare i suoi giocatori, riprenderli, ma ha detto non fare il paparazzo. Poi sa chiedere a Pascolo se Milano chiuderà l'Eurolega da ultima anche quest'anno, è irriverenza. Ma siete voi che avete fallito l'Eurolega per X, siete voi che... Anche che Bologna, se vince lo scudetto, non va in Eurolega, ci andate voi. Basta questo per commentare da solo, no? Ma siccome viviamo in un mondo fatta rovescio, in cui i pensionati come Petrucci, invece che fare i pensionati, poi ci fermiamo, via. Milano, Li Mardi, con tutta la stima e la simpatia, e Claudio, lei sa quanto io sia un suo ammiratore, sono stato un devoto di Super Basket, per la verità, più quando ero bambino, che poi mi sono anche allontanato. Lei mi aveva fatto una splendida intervista, purtroppo mi hanno chiuso il canale, è una delle tante disavventure che ho, e mi piacerebbe raccontarla in video. Salute, buonanotte, anzi. E io in Europa, come ho spiegato su allaround.net, tenevo Milano, ma in Italia tutti escluso Milano, come tutti escluso Bologna, come tutti escluso chi aveva già vinto lo scudetto. I miei favori erano per Trento, per Brescia, per Marchi Avaroni, per le favole, e lei sa, e lei è il basket a differenza mia, ma in tutti gli sport io ragiono così. Buonanotte Claudio, e spero di essere finalmente una volta magari ricevere un biglietto omaggio, se no lo compro. Se abitassi a Milano vengo tutte le volte davanti all'uscita. Salute.